i nemici del tatuaggio. Oggi parliamo di questo argomento. Sigla. Bene ragazzi, siamo qua, vediamo un po' di vedere questo argomento che è molto interessante, perché in realtà il tatuaggio ha più di un nemico. Certo, non ci avevate pensato, ma in realtà è così. Il tatuaggio ha il nemico principale, che è il sole. Il sole, ebbene sì, il sole. Il pigmento utilizzato per quanto riguarda i colori del tatuaggio sono fotosensibili. Cosa significa? Che sì, sono sensibili al sole, alterano le loro qualità, diventano meno, tendono a schiarirsi, a sbiadirsi, tendono a essere meno coprenti, meno intensi. Quindi vediamo sbiadire il tatuaggio con l'esposizione prolungata al sole. Questo magari per piccole quantità non avviene, ma se andiamo sotto il sole per poco tempo non fa molti danni. Questo non deve diventare una cosa da diventare ossessionati, ma sappiate che persone che amano molto i loro tatuaggi anche d'estate vanno con le camicie e maniche lunghe, proprio per proteggerli, per evitare di esporli al sole. Parliamo di casi di persone veramente, come si dice nel gergo, intrippate con i loro tatuaggi, cioè ci tengono moltissimo. Senza arrivare a questi livelli, oggi sono in commercio delle creme protettive, le quali hanno la funzione proprio di non far passare quei raggi che vanno potenzialmente rischiosi, potenzialmente dannosi, che appunto vanno ad alterare il colore, a modificare in qualche modo il colore. E quindi noi non vogliamo che, giustamente, avendo speso soldi per farlo, avendo sofferto magari una parte anche di fastidio, di dolore, non vogliamo veder vanificato e trovarci un tatuaggio vecchio magari dopo magari qualche anno. Vogliamo che duri il più possibile. Se vogliamo che questo accada, dobbiamo ripararlo dal sole, e per farlo oggi con dei prodotti che sono veramente ottimi, vi ho potuto provare, sono veramente ottimi, sono le creme protettive, quelle per il sole. Una crema protettiva con la protezione molto alta, quelle fatte, diciamo così, studiate per i bambini, sono le migliori. Si va sul sicuro lì, con quelle lì, utilizzando quelle creme lì, si va sul sicuro. Un altro comunque, già che stiamo parlando di creme, ci butto dentro anche questa piccola info che è molto interessante. Quando fate la doccia, se avete dei tatuaggi, dopo la doccia mettete un po' di crema idratante sul tatuaggio. Se vi abituate a fare questo, vedrete che i vostri tatuaggi saranno sempre giovani, rimarranno più, invecchieranno molto meno. Posso garantirvelo che è una prassi da tenere in considerazione di fare, perché rimane molto più idratata la pelle e invecchia meno il tatuaggio. Comunque, riguardo alle creme di protezione dal sole, ce ne sono in commercio diversi tipi, basta tenere quelle un po' alte, quelle alte, perché quelle le più alte che ci sono, quelle che offre il mercato. Poi adesso ce ne sono altri tipi, ma comunque sia una crema di buona qualità, schermo molto alto, ci garantisce di stare abbastanza sul sicuro. L'altro fattore che può essere molto pericoloso, comunque sia molto dannoso per quanto riguarda l'invecchiamento precoce del tatuaggio, è le lampade. Le lampade sono equiparate al sole, diciamo,
perché passano, diciamo, vanno ad alterare quelli che sono le caratteristiche, possono alterare quelle che sono le caratteristiche del pigmento, rendendolo meno intenso, meno brillante, meno bello il colore. Diciamo che allora noi italiani rispetto ai nordici abbiamo un problema, che qua vabbè, poi tra nord e sud c'è un'altra differenza ancora, perché il nord bene o male sono più simili ai nordici, anche se ormai si sta sempre più mischiando la popolazione, ma comunque sia, diciamo, specialmente in meridione è difficile dire a una persona non andare al sole, perché col mare che è così bello, e anche il clima che è un po' più favorevole e più prolungato durante la stagione, insomma le stagioni estiva dura un po' di più, è un po' difficile dire, e quindi con le creme protettive risolviamo abbastanza il problema. Poi una parte di raggi comunque passano lo stesso, perché comunque in parte si abbronza lo stesso la pelle, e quindi cambia un po' quello che è l'effetto, perché l'abbronzatura va a posizionarsi al di sopra della pigmentazione, il pigmento rimane nel derma, l'abbronzatura è un po' più superficiale. Quindi in questo senso, quando c'è un scurimento della pelle, c'è anche di conseguenza, di riflesso, abbiamo anche come si può dire, sembra più vecchio il tatuaggio, cioè c'è meno contrasto, perché appunto l'abbronzatura si posiziona al di sopra della pigmentazione. Quindi, diciamo, per un amante dei tatuaggi che è proprio veramente appassionato, non c'è l'esposizione, cioè si sconsiglia l'esposizione al sole. So che per molti è una cosa strana, perché ormai si vedono persone tatuate super abbronzate, ma infatti hanno dei tatuaggi che sono praticamente inguardabili, nel senso, non è il modo corretto di tenere da amante dei tatuaggi, perché l'amante dei tatuaggi non prende sole, proprio rinuncia a prendere il sole per proteggere i suoi tatuaggi. Ci sono delle cose che funzionano in un determinato modo, e il tatuaggio, se fatto in un determinato modo, qua parliamo di tatuaggi specialmente quelli colorati, perché giustamente i tribali, se andate a prendere quelli delle isole, anche come dove sono nati tra virgolette, queste tipologie di tatuaggio, loro si espongono al sole tutto il giorno, non c'è problema. Ma qua adesso andiamo a parlare di tatuaggi, in particolare quando parliamo di proteggere tatuaggi parliamo più che altro di quelli colorati, perché sono più che altro quelli lì che soffrono maggiormente il sole, in particolare i colori molto chiari, no? I colori molto chiari, tipo il bianco, il giallo, sono colori che già di suo hanno una minore intensità su pelle, e quindi se prendono il sole va da sé che si vanno a deteriorare, tra virgolette, deteriorare. Alterano quello che è l'aspetto, si spengono un pochettino, ecco. Poi lì bisogna vedere quanto uno si va a esporre e tutto quanto, non è una cosa così proprio immediata. Non vorrei in questo video creare allarmismi. Questo video è un video fatto più che altro per appunto dare consapevolezza alle persone che vogliono tenere in un certo modo i loro tatuaggi, cioè vogliono tenere i tatuaggi in un certo modo. È che è logico che oggi la tendenza la sta facendo quello che si vede, i grandi personaggi pubblici, cioè i grandi musicisti, piuttosto i cantanti, quella gente lì, i calciatori non mi sembra che siano bianchi, quelli stanno al sole, se ne fregano abbastanza del sole o che possa danneggiare il tatuaggio, viene vissuto un po' alla guerriera. Quindi in quel senso lì i modelli che vengono lanciati sono quelli lì. Se il calciatore sta sotto il sole, anche la persona normale sta sotto il sole. Ma posso dirvi che
i veri appassionati di tatuaggi proteggono i loro tatuaggi dal sole. Li proteggono perché così facendo rimangono più belli, rimangono belli nel tempo, e posso garantire che rimangono belli nel tempo. Quindi ripeto, poi ognuno fa quello che vuole, trae da questo video qualche informazione e valuta come vuole portarsi avanti la sua situazione, come vuole tenere i suoi tatuaggi. Giustamente è libero di fare come vuole, ma giustamente se li volete tenere bene c'è è come la macchina, no? Se la volete tenere bene gli dovete fare le manutenzioni, la dovete lavare, la dovete pulire, le dovete fare tutte le manutenzioni. Se non le fate si invecchia prima. La stessa cosa è il tatuaggio, se non gli fate prendere il sole rimarrà bello, mentre se prenderà tanto sole invecchia, non ce n'è di banane, invecchia precocemente. Il sole invecchia in generale, troppo sole, con la scusa che passano determinati raggi, invecchiano la pelle, ma sul tatuaggio ancora peggio. Questa è la... nemico numero uno è il sole, protezione. Ci andate al sole, sì, con la protezione, allora avrete un tatuaggio protetto. Bene amici, qui è Lucky, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere un like se il video vi è piaciuto. Per il momento è tutto, un caro saluto ragazzi, ciao.